siamo come da fretti, siamo generosi con l'affettuosità. Allora, poi Guido Giovanardi con Patrizia, Marianna Paonessa con Gian Piero, recentissimo acquisto. Complimenti, di Giusto Otello con Luigina, Rotary Club Udine. E qui vengono le cose difficili, che cosa ne dici? Quindi io devo un attimo. Stelzer Carolin. Con il figlio Maximilian I. Europa, il club Land Sud Germania. Che sarebbe l'antica capitale della Baviera. Poi c'è Monaco, ma loro sono qui. Adesso vengo ai nostri ospiti poveretti. Intanto ringrazio Roberto De Laurentiis, si prego Roberto Laurentiis, è una bella personalità. Lui è il presidente del Rotary Club Chiaia, presidente del Borgorifici, è una scuola di orificeria dove tanti giovani, anche diciamo disadattati, trovano una strada per poter lavorare. Quindi è una persona veramente importantissima e un carissimo amico, io sono onorato di avervi invitato. Quindi veramente ci trovo molto da precisione. Poi abbiamo mia sorella Marcella, vabbè, se non volete fare un applauso, lei è docente di biologia alla Federico II all'Università di Medicina. E poi abbiamo, ovviamente, sono Torivero e Maurizio e Stefano. Mi prego un attimo di dire una parola, Maurizio, prima tu, ti prego, e poi secondo la mia azione. Allora, io procedo. C'è anche la voce che viene. Io sono onorato di, innanzitutto ribadisco i saluti del nostro governatore, di cui sono un braccio operativo come coordinatore della nostra commissione per le città UNESCO, che come sapete sta avendo un grande fermento nazionale su tutti i rotari, quindi anche noi del distretto 2101 stiamo fortemente contribuendo a questo evento che avverrà ad aprile in Toscana con gli altri e con il gruppo del Lazio, quindi stiamo cercando di ridare un coordinamento attraverso i rotari alle nostre città UNESCO, e questo è un tema che approfitto per dire, ma in realtà è il piacere di avervi qui, alcuni amici comuni che ci hanno collegato, questa è la ragione per cui ho pregato Silvio di darci una mano, generoso come sempre in tutto si è lanciato a darci una grande mano col nostro coordinamento cittadino, che siamo tanti club, per accogliervi nella maniera più in amicizia possibile. Quindi spero soprattutto che la città vi piaccia. Ho sentito che alcuni di voi è la prima volta che sono a Napoli, è una città complessa, una città stratificata, che, come sapete, quindi avremo bisogno di tanto tempo per percorrerla nei suoi 2000 anni di storia, ma mi auguro veramente che anche col nostro contributo si possano fare dei flash per quelli che sono gli interessi che ciascuno di noi ha sulla città. Noi come gruppo rotariano facciamo qualcosa per la città, ognuno di noi, non è mai troppo quello che si fa, ma facciamo abbastanza. Tra noi poi stasera abbiamo anche amici che hanno una specifica competenza sulla storia della città, come Antonio Speranza, eccetera, quindi che mi auguro possano fornirvi ogni chiarimento, ogni eventuale dubbio, ogni curiosità, dalla piazza che abbiamo di fronte, che rappresenta lo scavo archeologico più grande d'Europa, con 23.000 metri quadrati di scavo che saranno aperti appena la metropolitana avrà fatto i suoi collaudi, alle azioni che stiamo facendo per restituire una tranquillità a una città complessa come la nostra. Grazie di essere venuti e grazie a Silvio per il grande aiuto che ci ha dato. Grazie. Al Museo della Pace, alla sede degli Stati Uniti del Mondo. Però voi siete i primi, dopo un evento che con grande umiltà oserei definire storico, che è avvenuto lo scorso 18 novembre, dopo 35 anni di impegno, quello che era il sogno degli Stati Uniti del Mondo, che rubandovi pochi minuti vi andrò ad illustrare, complice la pandemia e la guerra, si è concretizzato. E si è concretizzato non solo nell'adesione di 181 paesi e di 16.000 attori della società civile, ma anche nell'approvazione della Costituzione degli Stati Uniti del Mondo. Per la prima volta un organismo internazionale
composto da 181 paesi e da 16.000 organismi della società civile. Questa è la differenza tra Nazioni Unite o altri organismi, che c'è la partecipazione di città, università, congregazioni religiose, eccetera. Siamo riusciti, dopo 16.000 emendamenti e 35 anni di lavoro, a far approvare una Costituzione basata sui diritti e sui doveri degli abitanti del nostro pianeta, con due temi fondamentali che li vedete sintetizzati in quel cartello: terra e pace. Terra e pace fu un suggerimento della regina Elisabetta. Noi abbiamo avuto tre sponsor sfregatati di questa cosa. Il primo fu Giovanni Paolo II nel 2002, che disse: andate avanti, non vi fermate. Io gli dissi: santità, mi sento impotente e soprattutto mi sento privo della libertà, perché burocrazie che stanno distruggendo la nostra vita impediranno questo processo. E lui mi disse: ricordatevi che libertà significa fare ciò che si deve. E noi abbiamo molto registrato questa sua suggestione. Sopra avrete modo di vedere la bandiera del Vaticano che lui firmò nel 2002 e disse: quando gli Stati Uniti del mondo saranno una realtà, puoi mettere. Noi l'abbiamo messo qualche mese fa. E poi, tra gli altri, la regina Elisabetta, che ci ricevette nel 2014, ricordo ancora il suo sguardo esterrefatto, perché venivo da Parigi, avevo un vestito bagnato dall'acqua, quindi mi guardavo quasi schifato perché non ero adeguatamente vestito con abito appropriato, però si innamorò del progetto, disse solo: il vostro slogan è troppo lungo, uniti nelle diversità per salvare la terra e costruire la pace, e su un foglio di carta che noi conserviamo scrisse una E e una P, Earth and Peace, cioè terra e pace, salviamo la terra e costruiamo la pace. E avere scoperto questa sera, non lo sapevo, oltre che non conoscere Napoli, non conoscevo neanche questa realtà, che ci sia un'organizzazione che cerca di contrastare questo tipo di aberrazione, mi fa molto piacere. Quindi ringrazio ancora nuovamente Clerc che ci sta ospitando e Napoli che ci sta ospitando, e penso che ci rivedremo. Io devo ringraziare Silvio e tutti quanti i soci del Napoli Nord-Est. Abbiamo pensato, avendo un amico comune che è il nostro socio, e abbiamo pensato a voi appunto in questo giro a Napoli. Io sono di origine napoletana, si sente, no? E quindi quando Roberto mi ha detto: senti, andiamo o a Napoli o a Palermo, io ho detto: no, andiamo a Napoli, anche perché c'è un legame tra Napoli e Trento. A Napoli si è sposato in seconde nozze Ferdinando II, a Trento si è sposato in seconde nozze Ferdinando II di Borbone con la figlia di Maria Teresa d'Austria, e la cerimonia fu fatta a Trento. Ferdinando fu ospitato in un albergo che adesso non esiste più, è un ufficio di un'assicurazione, e si dice che dovettero portargli un letto apposito, perché lui, per la sua compressione fisica, non entrava nel letto normale. Il secondo legame è invece un funerale, il funerale di Francesco II di Borbone, che Francesco II è morto ad Arco, in provincia di Trento, dove passava le cure perché lui soffriva di polmoni. E quando morì si seppe che era Francesco II, perché lui era completamente anonimo, non voleva che si sapesse chi fosse. E furono celebrati i funerali a Trento, lungo la strada principale della città,
e poi lui fu sepolto nella chiesa. Ma rispondo, a domanda tanta fronte, hai tu buio e non